atti collegiali. Vedo anche che qualcuno di voi indossa degli orecchini, dei piercing. Non mi sento spoglio senza piercing. Come si chiama qua? Addobbano il mio viso. E temo che... Lei teme? Perché te? No, ha detto il tempo che me lo faccia. Grazie mille. Sono il classico tipo che non dà retta mai a nessuno, che sia o no più grande di me. Può rispondere alla domanda? È l'ultima domanda, poi abbiamo... Sì. Camicia dentro o fuori? Assolutamente dentro. Va bene? Tirate su le crau... Noi come gruppo, non come singolo, ma come gruppo possiamo tenerli testa questo sorvegliante. Ora avete 10 minuti 10 per consegnare al mio rientro in camerata qualsiasi strumento tecnologico tipo quello che è appena caduto ai suoi piedi. 10 minuti per raccogliere cellulari, computer, tablet, cracker, patatine, dolciumi, trucchi, bigiotteria. Ci vediamo fra 10 minuti. Avete 10 minuti di tempo, sono stata chiarissima. Quando dico tutto, tutto. Basta, arrivederci. Io non mi Sì, ma io sì, devi nasconderla. Nel collegio le regole sono chiare. Niente tecnologia, niente trucchi e niente cibo nelle camerate. E un buon collegiale non deve nascondere nulla ai sorveglianti. Prendi le nasconde, dai. Raga, mi hai fatto nascondere. Sono riuscita a nascondere creme varie, balsamo labbra, poi la crema per il viso, la crema per le mani. Le patatine, il cioccolato, le caramelle. Non ho intenzione di dire che ho nascosto il mio telefono. Non ho intenzione di dire anche le mie caramelle che sono nascoste. La lacca, se me la toglie il sorvegliante lo vado a beccare. Io ci tengo particolarmente, mi sono portato due tubi. È il momento di consegnare tutti gli oggetti proibiti. Davanti ai vostri letti. Ho subito pensato, prendo, nascondo le caramelle, senza di quelle non ce la faccio. Tutto il resto gliel'ho dato per sembrare meno sospettabile. Faccia due viaggi, meglio due che nessuno. Una cuffia e un cellulare, un anello, l'orologio. È tutto qui. 10 minuti fa, giusto. Le è caduto un cellulare. Caricabatteria. Ah, perché lei porta in giro il caricabatteria, ma non il cellulare. E dov'è la caricabatteria del cellulare? Lo vado a prendere su. Per fortuna ho il telefono adesso al 90%, poi lo spengo, lo accendo e cerco di farlo durare fino alla fine. Allora c'è questo patto di fiducia fra noi. Tutto ciò che dovevate consegnare è in questa cesta. No, non so dove metto per caricarlo, cosa scarico. Oh. State all'occhio, eh! Quando il sorvegliante ha riposto la sua fiducia in noi, un po' mi è dispiaciuto perché l'abbiamo preso.